Ehi! Ciao. Ciao! Ciao! Come stai? Bene. Siediti, siediti. Ah, grazie. Sei tornato da molto? A fine agosto. Ah, Dio, è passato un sacco di tempo. Sì, sono contento di vederti. Anch'io. Però non posso fermarmi tanto perché ho il club degli spettacoli, sai, quest'anno facciamo i 100 clown, non so se lo conosci, no. Però non so, stiamo diventando matti a metterlo su, quindi devo andare e mi dispiace. Nel senso, se devi andare, senza problemi, non... No, mi fa piacere stare qua, è che... Non lo so, al telefono mi sei sembrato un po'... Strano. No, io non ero strano, è che avevo avuto una giornata un po' grigia, tutto qui. Ah, ok. Però adesso va bene, insomma, sono tornato a scuola, adesso faccio anche parte della squadra di nuoto. Davvero? Sì. Ma è magnifico, sì. È stupendo. Beh, insomma, non abbiamo ancora fatto le gare e probabilmente resterò in panchina per tutto l'anno, però... Vabbè, dai, secondo me avrai successo. E poi i tuoi genitori saranno sicuramente contenti, no? Sì, sì. Vi posso portare qualcosa? Tu hai fame, vuoi qualcosa? No, solo una Coca-Cola. Due coca, per favore. Pensi che si sia offesa? Oddio, ho detto qualcosa che non va. No. No, perché ultimamente vedo sempre nero nei miei confronti, quindi... Sì. Stai... Scusa. Sai, io... Non riesco a capacitarmi al fatto che sei qui seduta e sei bellissima. Dico davvero, sei molto bella. Anche tu. Ti manca? Cosa? L'ospedale. No. Grazie. Davvero? Non ti manca per niente? No, non mi manca per niente. E non ti mancano neanche gli stupidi scherzi di Leo? Senti, ma tu vai dal dottore? Sì, sto andando da un dottore. Tu? Beh, io mi sono fatta dare un nome dal dottor Crawford, però non ha molto funzionato, cioè continuava a dirmi delle cose che sapevo già, quindi non lo so, poi mi sono detta che dovevo contare solo su me stessa e anche mio padre ha detto che facevo bene così. Però, cioè, non voglio dire che tu fai male, anzi, se senti che è la cosa giusta, devi farlo, assolutamente. Oddio, insomma, non so neanche per quanto andrà avanti questa storia, voglio dire, mi ci hanno praticamente spinto, perciò... Hai fatto qualcosa ai capelli? Sì, effettivamente forse dovrei portarli al barbiere. Stai molto bene. Non so, è che a volte mi manca. L'ospedale, dico, mi manca. Dobbiamo andare avanti. Sì, però lì ci divertivamo. Sì, però lì eravamo in ospedale. Questa è la vita vera. Sì. Mi immagino... Immagino che tu abbia ragione. Senti, io devo andare, ho il club degli spettacoli, sai, quest'anno facciamo i 100 clown, non so sì, se... Sì, lo so, me l'hai detto prima. Davvero? Vabbè, devo andare, faccio tardi. Grazie per esserti fermata. Senti, Conrad...
Passiamo un bel Natale. Anzi, passiamo proprio un bell'anno. Facciamo che è l'anno più bello della nostra vita. Va bene? Ce la possiamo fare, dai. Sì. Senti, mi chiami? Sì. Davvero? Sì. Ciao. Ciao. Conrad, mettecela tutta, eh.